Ehi, tu chi sei? Un corriere, eh? Ehi. This is for you. Ah, grazie, un messaggio. Vai al Vault 111. Vieni al Vault 111, è importante. Va bene, corriere, ti ringrazio. Ti devo dare la mancia? Che sta facendo la mucca? Cosa sta facendo? Qualcuno aiuti questa povera mucca. Va bene. La miseria. Dicevamo, va bene, andiamo a fare un giro al Vault. Era da un bel po' che non venivamo qui. E ci sono ancora i corvi. Non ci sono più i corvi, ma ci sono dei cani e dei gechi che vogliono attaccarci. Nulla che noi non possiamo fermare. Un cane zombie. Ah, certo che se ne vedo di cose strane oggigiorno, eh. Va bene, attiviamo l'ascensore e scendiamo di sotto. Sarà importante. Eccoci arrivati. Ehi là? C'è qualcuno? Spero che sia importante. Venire in questo posto non mi dà bei ricordi. Ehi, c'è qualcuno là in fondo. Spero che tu non voglia attaccarmi. Non sarebbe certo un'idea intelligente. Aspetta. Quella è una power armor bianca. No. Non puoi essere tu. Sean, sei tu. Davvero? Sean. All our work laid to waste. Sean, sei sopravvissuto. Sean. It's really you. It's a miracle you survived. Willingly participate in destroying my life's work. Why? Why would you do something so... so stupid? Lo sai anche tu che l'istituto non sarebbe mai stato accettato qui. Tutto ciò che mi importa è che tu sia qui con me. Sean, that's the past. You are all that matters to me now. You need to know. Certo che ti voglio bene. Destroying everything. Ehi, cosa è successo? Ok. No love to feel. We have been strangers until now, you and I. Credo di meritare di più di questo, dopo che ti ho salvato la vita. Sono pur sempre tua madre. Sean, I think I deserve more than that. After saving you... All you can hope to offer is a short, painful life in a dying world. Dai, non essere così duro. Sei sicuro che tutto questo valesse la pena? The Institute. Is all this really worth it? Kidnapping. Slavery. Cold-blooded murder. How many people did you infect with FEV for your research, hm? Right, wrong. Ah, certo, per la scienza questo ed altro, giusto? Ah, certo. Loro hanno rovinato la nostra famiglia, hanno ucciso tuo padre e separato noi due. Sean, you need to grow up. They needed to be destroyed. Where do you want me to start? They shot my husband, took my baby, ruined my family. Kellogg. He was a monster. The things he did. They didn't leave me any choice. They were dangerous. Assolutamente. To everyone in the Commonwealth. No parent should have to lose their child. Is there anything I can say to convince you that this was the right choice? I know this is a lot to take in. Certo che è tanto. With old age comes regret. And asking what if. Lo so benissimo. I have devoted my life to the Institute, and I have sacrificed a great deal along the way. Standing here, I am well aware of the atrocities Kellogg committed. Both of us, really. I, for one, will never truly forgive. You're going to have to live with that. Non mi importa. I know this isn't what you wanted. It's the only truth I can offer you. But
Whatever conflicts you and I have endured are over. All that we can do now is to make the most of what time we have left. Will you take that chance? Certo, certo che lo prenderò questo tempo. Andiamo, lasciamo questo posto, insieme. We're leaving this place, together. Very well. Mi dispiace aver distrutto tutto ciò che per te era importante. Avendo salvato la vita del padre e reclutato come companion, hai ottenuto la guida del padre come perk. Standing here. Beh, Sean, andiamocene da qui. Ehi, Nate. Alla fine ce l'ho fatta. Ho trovato nostro figlio. Mi dispiace solo che tu non sia qui per vederlo. Addio, tesoro mio. Sai, Sean, avrei voluto offrirti un mondo diverso rispetto a quello che abbiamo ora. Un mondo sicuramente senza conflitti. Un mondo non distrutto dalle bombe, dalle guerre e dalle radiazioni. Ma questo è quello che abbiamo. E questo è il mondo in cui sopravvivremo assieme. Beh, Piper, è tutto. L'istituto non c'è più. Ehi, Piper. Is that who I think it is? You okay? Lui è Sean, è mio figlio. His name's Sean. He's my son. The Institute kidnapped him while I was still trapped. 60 years. So much time. Wasted. Thanks again for sharing your story, Blue. I'll make sure no one forgets what happened. Ti ringrazio, Piper. Forza, andiamo a Diamond City assieme. Sì, andiamo. Molto bene. È da un po' che non giravamo assieme io e te. Mi chiedo cosa succede se portiamo Sean vicino alla confraternita. Mi chiedo se lo attacchino a vista oppure no. Chi c'è? Certo che ormai, dopo la distruzione dell'istituto, è iniziato veramente la guerra civile in giro, Abbiamo un problema qui. Per le palle. Scusami, non volevo. Non mi puoi passare davanti però, Ci mancavano solo i mafiosi che iniziano a spararci addosso. Veramente, cioè. Ahia, che male! Tiè, beccati questo. Avvia l'autodistruzione, stronzo. Ecco fatto. Certo che il meccanista ne aveva fatti di robot, eh? Bastarda. Tutta colpa sua. Ho finito le munizioni. Porca miseria. Piper, tutto bene? Certo che è proprio vero. La guerra non cambia mai. Sono riuscita persino a finire delle munizioni di un'arma. È incredibile. Guarda, devo rubarle dai cadaveri. E che sono? Una ladra. Sono diventata una ladra. Spero solamente che le guardie adesso non ce l'abbiano con me. È stato un incidente. Ehi, che è successo qui? Il sindaco fa parte dell'istituto. Oddio. Cosa state dicendo? Danny, stai bene? Danny. Due colpi allo stomaco, più la caduta dall'ascensore. Non ce la farò.
Non ti preoccupare. Tieni, prendi uno steampack. Presto. Prendi questo steampack. Non preoccuparti, Danny. Te la caverai. Grazie. Mi sento meglio. Se non ti dispiace, resterò qui per un po'. Certo, fai pure. Ho sempre pensato che il sindaco fosse solo un fanfarone. Piper, dobbiamo andare a vedere che diavolo sta succedendo. Per fortuna l'ascensore funziona ancora. Voi due, venite qui. Forza, salite tutte e due. Tu ne sapevi niente, Sean? Che il sindaco era un sintetico? Come potevi saperlo? Sicuramente ce n'erano tanti in giro. Esci subito da lì, McDonagh. Sappiamo che cosa sei, il lurido bugiardo di un sintetico. Ma tutto bene, si tratta soltanto di un malinteso. Merda, la porta non cede. Ehi, tutto bene? Agente. Cazzo, McDonagh ha chiuso a chiave la porta. Posso provare? È una serratura base. Ottimo. Manco ci volesse chissà cosa. È impossibile tenerti fuori, eh. Ehi, ehi, calmo. Va tutto bene, sindaco. Va ora tutto basta. Bene. Aiutatemi, è impazzito. Non mi farò scartare e gettare in pasto ai lupi. Sono il sindaco, cazzo. Prima di tutto, lascia andare l'ostaggio. Sindaco McDonagh, io posso aiutarti, ma non finché avrai un ostaggio. Lasciala andare. D'accordo. Può andare. Ora vi dirò come andranno le cose. Lascerò questa città indenne, con la dignità intatta. Non accadrà, McDonagh. Sei un uomo morto, un sintetico morto. Comunque, morto. O lascerò questa città da uomo libero, oppure ucciderò quanti più di voi, disgustosi selvaggi, possibile. Prima di tutto, controlla le parole. E poi che farai? E poi che cosa farai, McDonagh? Non posso tornare all'istituto. Anche perché è esploso. Posso restare qui, ma sono un uomo pieno di risorse. Troverò il modo. Lasciatemi andare. Non ci sono stati già abbastanza spargimenti di sangue? Pensate al povero signor Sullivan. Tranquillo, lui si salverà. Vattene e non tornare. D'accordo. Vattene e non tornare. Se fossi in te correrei. Lontano. Potrei dire che mi mancherà questo schifo di città, ma non sarebbe vero. No. Vabbè. D'accordo. Ma sarà meglio che non faccia più rivedere quella sua faccia da sintetico da queste parti. Dai, era il sindaco ora. Fino a ieri. Immagino che governerà il consiglio cittadino. Ci vorrà parecchio tempo prima che qualcuno si fidi di un'altra elezione. Almeno ora Diana City avrà finalmente grazie. La verità. Siamo in debito con te. Avere sindaco? Avere McDonagh libero per il Commonwealth è quasi più preoccupante di averlo come sindaco. Sindaco? Se ne vada però, su, forza. Beh, Piper, a quanto pare avevi ragione. A quanto pare anche Diamond City ora è fuori dal controllo dei sintetici. Come ho sempre detto, i sintetici non hanno le colpe dei loro creatori. Finché non fanno del male a nessuno, per me, hanno gli stessi diritti degli umani. Sintetici, robot, umani, che differenza fa alla fine? Tutto bene? Oh mio Dio, mi ha quasi uccisa. Però è andato tutto bene alla fine, no? Credo che sverrò. No, no, non svenire, per favore. Dai, venite, vi offro da mangiare. Takeshi, il piatto del giorno. Malissimo, Scott.